Ciao a tutti, Dennis qui con questo nuovo video. Siamo su COD Online cinese. E allora, innanzitutto devo ringraziare Wania che praticamente ha fatto il video per farci giocare. E finalmente possiamo giocare a questo COD cinese. Allora, inizialmente abbiamo solo queste tre scelte, diciamo, di missioni. La prima che faremo adesso, che devo ancora finire, mi sa. Sì, è qua, cos'è, ero arrivato qua. Praticamente la prima ci consiste nel abbattere i vari versai che ci metteranno avanti, da quello che ho potuto capire dalla lingua cinese. Tira fuori tutto. Ok, inizia. Di fianco a noi ci sono altre persone, ovviamente. Purtroppo la mira non è di quella che piace a me, ma non so come cavolo si possa cambiare. E c'è anche un piccolo problema di, no, di lag, ma di, sì, di lag basato su la connessione, visto che i server sono in Cina, la connessione italiana non è proprio il massimo per arrivare in Cina. Un fazzoletto. Ok, andiamo avanti. Penso quello sia il tasto avanti. Almeno spero. Ha avviato qualcosa? No. Ok, vabbè, questo ragazzi è quanto facile. Ok, però basta. Sono stufato, fa sempre la stessa roba. Poi cambiamo arma, questa. Questa era più difficile. È tipo un mitragliatore su MV3. Vai, sono pronto. Comunque il gioco, ragazzi, richiama molto MV3, in quanto la campagna, almeno per quello che ho visto, è praticamente uguale. Basta, mi sono stufato. Ho fatto abbastanza prove per capire come si usciva, eh. Perché delle volte rimanevo sempre lì. Allora, questa in teoria dovrebbe essere la campagna che ho già fatto la prima missione. Praticamente la campagna mi sembra quella di MV3, perché ci sono gli stessi personaggi, tranne che si può giocare in cooperativa online. Però la campagna è stata ripresa interamente da MV3, almeno a quanto pare. Adesso vi faccio vedere, perché c'è sia Soap, Price, e anche i nemici sono gli stessi. In questa mi pare c'era catturare un tipo che Price fuggiva.上尉，一艘货轮昨晚在华尼托附近海域Infatti c'è被anche不明武Ghost.装分子袭击。我们不知道这些人是谁，也不知Scusate,道船sono上un载po'着什么货物，但raffreddato.是我们必须查清楚。我Sì,们一vabbè,直在调查via. Baskets 将军。Non me ne frega niente. L'ho sentita in italiano già, ed è abbastanza. Ok, adesso quel tizio là scapperà. Me la ricordo sta missione, era su, mi pare su MV3 o MV2. 那个就是 Ortiz，另外两个应该就是我们的线人。Adesso gli spara.怎么回事？Fatti scherzi. Cazzo. E adesso noi lo dobbiamo inseguire. Fanculo stronzo. Questo giro siamo da soli. Sulla missione che ho fatto prima eravamo insieme, cioè ero insieme a un altro personaggio online. Vabbè, quello è lì dentro. Oh,
Sì, comunque la missione è la stessa che c'è su MV3, se non un po' più semplificata, la mappa un peletto modificata, mi sa, non mi ricordo adesso. Ricordo che c'era una simile uguale. Adesso lo cattura so, so a quanto pare, o Ghost, non lo so. No, Ghost, non so. Sì. Fatto. Invece questo, come vedete, è il secondo giocatore, che è arrivato un po' in ritardo. Quindi Price, le what you saw? cose si Shabaskas策反了Otis. svolgono in cooperativa. Ecco, come vedete, c'è tutti i personaggi che c'erano su MV3. Quindi possiamo saltare che a noi non ci interessano discorsi in cinese, che sinceramente io non li capisco. Ok, adesso proviamo a fare un po' di multiplayer. In teoria dovrebbe essere questo il multiplayer, almeno da quello che ho capito. Sì, abbiamo la nostra squadra. C'è la mappa Nuked. Eh sì, Nuketown, scusate. E altre, penso anche questa c'era su un altro code, non mi ricordo adesso. Mi sa su Call of Duty 1. Si inizia? Si inizia, ok. Mi pare già su Call of Duty 1, c'era la prima in alto. Sinceramente, ragazzi, ho qualche dubbio che siano online, perché dalle partite che ho fatto, o i cinesi sono talmente scarsi che li posso battere anch'io. Iniziamo. Guardate, ragazzi. Ok, già abbiamo cambiato di spawn, sono tutti là. Ora i cinesi sono davvero così tanto scarsi, oppure non penso proprio che sia online, perché è troppo facile ammazzarli. UAV. Le ricompense sono, mi pare, le stesse di MV3, quindi hanno preso moltissimo da quel gioco per fare questo Call of Duty cinese. È disponibile solo in Cina, ma fortunatamente i yuan hanno trovato un modo per craccarlo. Adesso tiriamo il missile, che dovrebbe essere un semplice predator, infatti. Ok, col mouse e soprattutto su questo gioco il lag è un po' difficile controllarlo. Sto giro siamo morti, ma c'era sta tanto. Noi stiamo a 314 del ping, quindi ragazzi è davvero tanto, è difficile anche giocarci. Ok, di qua. Le partite durano davvero poco perché sono solo 50 uccisioni. Sì, vabbè ragazzi, però intanto la mira che manco mi piace così. Siamo 6-2. Dai, recuperiamo adesso. Dopo ne facciamo anche un'altra. Pensateci voi, bravi. Visto, sono talmente ritardati e non manco si girano, quindi non so se sono davvero online oppure gli avversari sono solo bot, diciamo. Ho sempre la nostra squadra che è talmente forte che ogni giro vinciamo. Non so davvero, ragazzi. Sì,
siamo classificati terzi, no, boh. Secondi, mi sa, quello più indietro vuol dire che è terzo. Possiamo anche chiederlo, anche se non so se mi risponderanno, visto che sono tutti cinesi. Boh. Tanto vogliono fare tutti i nuke, non so perché.